è la storia di un'amicizia che ha spazzato via la solitudine. Giovanna ha 78 anni, romana, ma di origini palermitane. Dopo la morte della mamma pensava che la sua vita fosse finita. Lei, che tanto amava il mare e le passeggiate in montagna, non riusciva a reagire come tanti anziani soli. Poi l'incontro con i volontari della comunità di Sant'Egidio e l'amicizia con Roberto, trentenne romano, che ha deciso di dedicare il proprio tempo a chi fa fatica a vivere non solo per l'età. E da lì la voglia di aiutare tanti anziani come lei. Adesso sono 19 anni che non solo io ma altre due mie amiche anziane anche loro andiamo e con Roberto andiamo a trovarli ogni giovedì e poi altri giorni che possono capitare e noi andiamo per le stanze, li facciamo parlare perché in fondo io posso dire che ho conosciuto la persona anziana stando vicino a mia madre. E ho capito il mondo dell'anziano, ha bisogno di tanto affetto, di tante cure. E quindi sono 19 anni che vado, sono contenta, non rinuncerei mai, anche se a volte sono stanca perché 78 anni ce li ho. Ci accoglie con un sorriso e con una dolcezza grande Giovanna, la sua vita è cambiata, lei che ha ricevuto ora vuole continuare a donare. Noi quindi telefoniamo, se hanno bisogno andiamo nelle loro case, tutto quello che hanno bisogno loro ce lo chiedono, per loro noi siamo un punto di riferimento e spero importante. Quello di Giovanna e Roberto è un legame che supera l'età, che ha il sapore della condivisione, dell'aiuto e del sostegno. L'incontro con Giovanna e con gli altri anziani è stata una scoperta di questo grande male, la solitudine, ed effettivamente anche la scoperta di come poi nell'amicizia, nell'incontro, nel passare un pomeriggio a casa, a farsi raccontare la storia della propria vita e raccontare anche la propria storia, i propri sogni, i propri desideri, e si creasse questo legame un po' straordinario che appunto cambiava, diciamo, un po' la mia vita e la vita di questi anziani. Nel momento di necessità, anche senza aver bisogno, io so che c'è sempre qualcuno che mi sta dietro, che mi guarda, che mi osserva, che se ho bisogno di qualcosa loro mi aiutano, così come aiutano tutti gli altri. E io da quando sto qui sono rinata.